Vangelo del giorno, martedì 21 luglio. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre». Ogni qualvolta leggiamo una pagina di Vangelo, dobbiamo sempre avere questa consapevolezza che quella lettura immediata che facciamo di quella pagina ci dice un fatto, un episodio, una storia. La meditazione, la preghiera, l'approfondimento su quella stessa pagina diventa una parola viva per ciascuno di noi. Il Vangelo è vivo, parla sempre a ciascuno di noi. Ed è questo che pensavo mentre meditavo su questo Vangelo di oggi. Innanzitutto, la delicatezza di Maria e dei parenti di Gesù. Le folle seguono Gesù e Gesù è cerchiato sempre da tante persone e la sua missione diventa instancabile. Maria non vuole disturbare la missione di Gesù. Avrebbe potuto chiedere permesso, si sarebbe potuta fare strada, avrebbe potuto dire: «Lasciatemi passare, sono la madre». Rimane fuori, rimane in disparte. Questa è delicatezza, questo è amore. Ci avete mai pensato a questo? Ma c'è un'altra delicatezza di coloro che vedono la madre e i parenti di Gesù e vanno a dirlo a Gesù. Ecco, molte volte anche noi possiamo fare del bene, anche noi possiamo intercedere in favore di qualcuno, anche noi possiamo parlare in favore di qualcuno. Facciamolo, è sempre bello fare del bene quando lo possiamo, poi lasciamo l'altro libero se rispondere o no. Ma adesso risolviamo una questione annosa. Gesù aveva fratelli? La risposta è categoricamente no. Nella Sacra Scrittura la parola fratelli corrisponde a parenti. Loro erano i parenti di Gesù, i cugini di Gesù. Gesù non aveva fratelli. Noi confessiamo il Figlio unigenito del Padre. Confessiamo Maria Vergine, prima, durante e dopo il parto. Ultima questione. Chi sono i parenti di Gesù? Chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Questi è per me fratello, sorella e madre. Maria ha fatto sempre la volontà del Padre, fin dall'Annunciazione, quando ha detto: «Eccomi, sono la serva del Signore». Ecco, Maria diventa allora il modello di come si fa la volontà del Padre. Ed ecco perché Maria è anche madre e su questo modello vengono indicati i discepoli del Signore come coloro che fanno la volontà di Dio. Allora chiediamoci due cosette alla fine di questa meditazione, seppur breve. Quanto noi siamo delicati nella missione e quanto noi siamo nella volontà del Padre.